Di ieri è stata approvata la concessione, cioè la possibilità, in base alla richiesta formulata dalla società Cagliari Calcio, con la delibera adottata ieri, approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale, di poter dare la concessione dello stadio Santeria al Cagliari Calcio. Finalmente il Cagliari torna a casa, lo dico perché da sindaco, da tifoso, da cagliaritano, da persona che sa bene che cos'è l'indotto della squadra soprattutto in Serie A, qual è il risvolto di immagine anche negativa che c'è stata in tutto questo periodo relativo alla città. E forse anche per la squadra stessa, cioè lo dico per i giocatori, insomma, nessuno fa piacere non avere casa, no? Non avere un luogo anche simbolico dove sentirsi a casa. Ovviamente questa è una prima fase di un passaggio. Sapete anche che nella concessione di ieri sono state indicate alcune prescrizioni che saranno contenute nella convenzione che verrà siglata dalla società e dal comune di Cagliari, dal dirigente del settore sport, per poi attivare, spero da subito, un ragionamento sul futuro del nuovo Santeria, sul progetto. Come sapete, le direzioni lì, quella che io preferirei è un accordo diretto col privato, che può presentare un progetto a valere sulle linee guida già indicate, quindi quelle indicazioni date dal Consiglio su ciò che si può fare, cioè quasi tutto, e ciò che è stato escluso, che come sapete era il commerciale, cioè il centro commerciale, la città mercato, per semplificare, e il residenziale, l'edilizia residenziale privata o pubblica, insomma, quindi case, mentre l'albergo, tutte le altre possibilità sono date, sia negozi, non quindi un centro commerciale, ma negozi dedicati per lo sport, per ovviamente negozi della squadra, cioè tutto quello che è il merchandising della società. E insomma, mi auguro che i lavori, innanzitutto per poter usare il Santeria per far giocare la squadra, ma soprattutto il lavoro che va fatto insieme per il progetto sul nuovo Santeria abbia un iter veloce. Ovviamente tenete conto che ci sono tutte quelle norme che hanno creato qualche difficoltà altrove, mettiamola così, che quindi va seguito un percorso che deve essere presentato come percorso, progetto, autorizzazioni alla Commissione Provinciale di Vigilanza. Ovviamente i tempi, per quanto riguarda noi, cercheremo di fare nel più breve tempo possibile ciò che è di nostra competenza, sapendo bene che ci sono anche lì altri enti, altri organismi che sono deputati al controllo, alla vigilanza, alla tutela, alla verifica, e quindi tutto deve essere in ordine per non avere poi arresti o lentezze successive non preventivate. Si possa essere contenti per un ritorno a casa della squadra. Credo che ci sia almeno questa volontà da parte della società, spero e mi auguro che si prosegua in questa direzione. Cioè, sono state tantissime riunioni, c'è da ringraziare i tecnici del comune, i dirigenti che hanno lavorato già dal mese di marzo, ogni settimana, ogni giorno, con scambi, lettere, mail, insomma, per verificare tutto, per arrivare alla concessione di ieri e alla stipula nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, credo, della concessione. Della convenzione, scusa. No, la concessione di ieri è convenzione. È che non faranno ferie proprio per lavorare alla convenzione, insomma,
Quindi, allora, c'è la firma della, della convenzione, che è la cosa alla fin fine più semplice, perché come sapete si è discusso molto e si è concordato molto sul, sul, sul contenuto della convenzione, quindi quello è un percorso in discesa, nel senso che è già scritta, è già, già concordata, alla fine mancano le firme. Cosa si deve fare poi il giorno dopo? Quindi, poniamo il caso che domani possa essere firmata la, la convenzione. Va presentato al comune il progetto che deve essere messo insieme, quella parte di nostra competenza che è già pronto ed è già stato presentato al, alla società Cagliari Calcio, va messo insieme quella porzione di progetto nostro con il progetto della società, che va portato all'attenzione della commissione provinciale di vigilanza, che ovviamente deve essere però oltre a, alla presentazione alla commissione, supportato da tutto l'iter autorizzativo necessario, quindi la, la tutela dell'ambiente, il 25-26 di agosto la conferenza di servizi con è la richiesta questa, cioè la richiesta agli altri organi competenti di andare in conferenza dei servizi, per il 25-26 di agosto. Non credo che abbiano motivi per dire di no, però, però è anche un periodo però, di ferie, quindi insomma, però insomma il, cioè, lo dico perché per non creare false aspettative circa un iter che è iniziato, che sicuramente parrebbe essere come dire, indirizzato nella, nella direzione giusta, che però prevede una serie passaggi, tra questi anche i lavori. Ovviamente una volta approvato il, in conferenza dei servizi, si porterà all'attenzione della, della commissione, che poi darà il via libera sui lavori, e lì dovranno partire i lavori, quelli in capo a noi e quelli in capo alla società. Alla conclusione di questi lavori il Cagliari potrà giocare al, al, al Santirià. Quando potranno partire i lavori? È vero che si può utilizzare, come è stato anche detto ieri, la procedura d'urgenza, però tenete conto che anche ciò che farà la società è soggetto a tutte le norme, anche legate alle procedure d'urgenza, eccetera, ma è soggetto a tutte le norme, come se la stazione appaltante fosse un ente pubblico, perché opera su una struttura pubblica. Quindi le procedure che la società dovrà seguire sono quelle anche d'urgenza, anche con ovviamente tutte le questioni che possono essere usate anche dagli enti pubblici, anche dalle istituzioni pubbliche, ma le procedure sono le stesse e il comune è soggetto che deve controllare che quelle procedure siano rispettate. Quindi cosa significa? Che ovviamente ci sono dei tempi dettati anche da gare con procedure d'urgenza, affidamento dei lavori e lavori che devono essere fatti, che hanno bisogno dei tempi che sono quelli ovviamente per l'inizio dettati dall'iter autorizzativo, ovviamente, che però non sono esattamente nella nostra disponibilità, ecco, cioè, cioè noi quello che dobbiamo fare, la concessione fatta, la firma della convenzione avverrà a breve, la porzione di lavori di nostra competenza, il progetto relativo a quei lavori fatto, i lavori, il reperimento delle risorse, come sapete, e sono inserite nel triennale, quindi anche quello c'è, cioè noi siamo pronti. Ovviamente il fatto di essere pronti, attendiamo il via libera da, anche da altre istituzioni. Insomma, quello che si può dire è che sarà un mese più, un mese meno, due mesi più, due mesi meno. Però se nel frattempo si va avanti col progetto, quello che poi alla fine interessa a tutti di più, la squadra, noi e i tifosi, cioè del nuovo Santirià, dei lavori sul nuovo Santirià,
della realizzazione del nuovo stadio, quindi non di questa fase transitoria, anche attendere qualche giorno, qualche settimana, questo mese, se l'obiettivo, e se nel frattempo si va avanti verso l'obiettivo più interessante, credo che sia, e più importante, credo che sia la cosa che più desterà attenzione e anche interesse. Cioè il fatto che poi si avvia un iter che quando arriverà a conclusione sarà definitivo, cioè non si avrà la ripetizione del pellegrinaggio nella ricerca dello stadio, del luogo dove giocare. Questo, almeno credo, in prospettiva sia la cosa più importante, ecco.